Appena ci sono stati i primi arrivi di ucraini sui nostri territori, abbiamo verificato che abbiamo 1800 posti letto in numerosi appartamenti in capo all'Agenzia dei Beni Confiscati. È un modo di riutilizzare dei beni confiscati, credo, nel modo più solidale possibile. Per le risorse del PNRR abbiamo fatto delle norme proprio in tema di antimafia, per evitare che le risorse vadano nelle mani sbagliate. Il Ministero dell'Interno ha messo in campo numerose attività, ad iniziare da quando abbiamo dato risorse nel decreto ristori, dando a chi aveva bisogno, a chi aveva necessità, ma senza mai rinunciare ai controlli antimafia. Analogamente faremo per le risorse del PNRR. Abbiamo fatto delle norme a dicembre 2021 proprio in tema di antimafia per cercare di tutelare i nostri territori e soprattutto per evitare che le risorse vadano nelle mani sbagliate. Appena ci sono stati i primi arrivi di ucraini sui nostri territori, abbiamo verificato che abbiamo 1800 posti letto in numerosi appartamenti in capo all'Agenzia dei Beni Confiscati e ho dato indicazione immediatamente dar corso anche all'allestimento di questi immobili. È un modo di riutilizzare dei beni confiscati, credo, nel modo più solidale possibile. Con Don Patriciello abbiamo parlato della situazione di Parco Verde. Io ho dato assicurazione che sto per firmare il decreto per cui la tenenza dei carabinieri verrà trasformata in compagnia, è una richiesta che da più tempo era stata fatta. Arriveranno più uomini, ci sarà un territorio, diciamo, che verrà controllato in misura maggiore, con più efficienza, ma c'è bisogno anche di vari altri interventi nei riguardi dei giovani, della società civile e noi verremo, io insieme al Ministro Bianchi, prossimamente per fare un protocollo di legalità. Noi proprio in Consiglio dei Ministri ieri abbiamo deliberato lo svolgimento delle elezioni amministrative il 12 di giugno con ballottaggio il 26 e nella prima tornata ci saranno anche i 5 referendum. Certamente ogni volta che c'è un'elezione di un sindaco, di un consiglio comunale, c'è grande attenzione perché si parta bene, perché la legalità deve essere presente nei territori e ovviamente è importante che ci sia un'amministrazione solida.